Servizi sociali, benissimo, ecco. Allora, buonasera a tutti, mi riallaccio un po' al discorso del sindaco. Sentiamo anche lui che sta leggendo. Mi riallaccio un po' al discorso del sindaco, il discorso della violenza sulle donne è un discorso purtroppo molto attuale attualmente. Gli ultimi dati di novembre ci riportavano che erano circa 128 le donne uccise o comunque maltrattate all'inizio dell'anno, quindi una o due giorni. E credo che in questi giorni purtroppo la cronaca ce ne ha riportate anche altre. Quindi diciamo che da dove si deve partire? Si deve partire innanzitutto dall'istituzione dei governi, quindi dalla legge. Un passo avanti è stato fatto, importante anche a livello comunitario, firmando la Convenzione di Istanbul, che poi in Italia è stata ratificata a giugno con il decreto contro il femminicidio. E questo è un passo importante dal punto di vista della legge, ma lo sappiamo che in ambito sociale comunque bisogna interseccare molti fattori. Oltre a quello della legge, il fondamentale è l'educazione. L'educazione parte da voi, dai nostri bambini. Quindi da quando sono piccolini comunque dobbiamo insegnare il rispetto per la donna e il rispetto per il femminile. E in più, logicamente, un fatto di cultura, questa cultura radicata da tanti anni nell'uomo, diciamo superiorità nei confronti della donna e quindi di non conoscenza della donna. Quindi si sa che quando qualcosa non si conosce si ha paura e quindi si diventa violenti. Quindi è fondamentale incrociare questi tre fattori, la legge, l'educazione e la cultura. Grazie, grazie dottoressa. Io volevo principalmente perché abbiamo appena costituito a Roma un'associazione, oltre alla mia associazione che si occupa di questa tematica da un po' di anni, con una manifestazione di teatro, si chiama Donne d'amore, sono tutti monologhi teatrali, con le varie tematiche, ovviamente puntando l'occhio appunto sulla violenza alla donna. Abbiamo fondato un'associazione che si chiama Roma Capitale contro la violenza sulle donne, per cercare di portare avanti una mozione in comune al Comune di Roma per istituire l'anno contro la violenza alle donne e far diventare Roma proprio la capitale del mondo contro la violenza sulle donne. E anche sì, il 12 febbraio, poi invito tutti ovviamente, il sindaco, sono tutti i presenti, soprattutto le donne, ci terremo ad avere qui poi manderemo un invito tramite molto massimo che siamo anche con lei, proprio per creare l'anno internazionale contro la violenza sulle donne istituito dal Parlamento Europeo. Quindi faremo tramite la Regione Lazio una mozione al Parlamento Europeo per questo motivo. E creeremo ogni anno in occasione nei pressi del San Valentino, il 12 febbraio, cercheremo di avere una data ufficiale, il Ti Amo Day, proprio dedicato a tutti coloro che vogliono fare manifestazioni per portare un messaggio che abbia questo tipo di valenza. Quindi lei è invitata, sarà la nostra ospite, siamo nella sede di Roma 3, l'Università di Roma 3, con il professor Villanova, quindi cercheremo di portare questo messaggio con gli altri. Grazie.